Campus e la natura, scoprire se stessi in un'avventura! Lavorerete bene, la nottata la passerete tranquilla e rilassata. Se domani mattina vi troviamo tutti infreddoliti, tutti tremanti, vuol dire che non avete fatto bene quello che vi abbiamo detto e in questo caso patirete un po' il freddo. Va bene? Sì. Allora, mettete a terra tutto quello che avete in mano. No, lo puoi anche buttare quello, ce n'è tanto in giro, lo recuperiamo, non... No. Allora, qui creeremo il vostro rifugio. Non considerate me e Gianfranco, che noi possiamo anche dormire appeso agli alberi, non ci sono problemi. Voi adesso qui vi dovete creare il rifugio. Quindi la prima cosa da fare cos'è? Bonificare il terreno. Vi mettete i guanti, togliete tutto ciò che può dare fastidio alla vostra schiena mentre dormite a terra. Devono rimanere le foglie, Le foglie giusto? Le dovete lasciare, che vi fanno da materasso e vi isolano. Quindi vi dovete pulire attorno, dormirete qui a terra, dormirete uno attaccato all'altro. Perché uno attaccato all'altro? Per fare calore. Per stare più a caldo. Ce l'ho. Quindi, questo sarà il vostro letto. Vi do come informazione, questa è il vostro colmo. Colmo? Colmo. Vuol dire lo spazio, esatto, a disposizione. No. Il colmo è la parte più alta di una casa. Questo è il colmo. Siccome con la testa si disperde calore, i piedi andranno in giù e la testa verso l'alto. Qui si accenderà il fuoco, dimmi. Ma dovranno dormire tutti in una stessa camera? Sì. Camera. Ma non c'è una camera. Sì. Qui accenderemo una camera. Il fuoco. Se tu la guardi sotto certi aspetti è una camera piccola. Di sopra. Che c'è? Questa è la parte superiore. Quello è il colmo. Faremo il rifugio con telo o tarp asimmetrico, cioè non è del tutto uguale. Una parte sporgerà leggermente in avanti, quindi sporgerà un palmo. Come questo qua è bello grande, dovremmo riuscire a metterlo doppio. Quindi senza usare due peli. Avete presente una V? Guardate le dita così. Allora, questa è la parte che va là sopra. Scende così, se eventualmente la brina va sopra e scola. Qua nell'angolo metteremo un altro pezzo di corda con due picchetti per tenerla bella tesa. Il rimanente che è sulle foglie andrà in avanti. Quindi abbiamo fatto una tenda. Ok, vediamo come si fa. Vieni, dammi la mano, vieni. Prendi questo. No. Vai. No, tu vai. No. Li possiamo pure vedere alzare. Anche, lo possiamo anche alzarlo. Così facciamo anche sul laterale. Sì. E da lì lo devi... Vieni Willow. Vai, vieni Willow. Allora, blocchiamo le testate. Lo blocchiamo da qui e dall'altro, vedi Angelo? Perché sennò resta l'arco. È questo. Svoltando i due lati si proteggerà dal vento laterale. Quindi i libri, tutti gli zaini andranno messi come ammassate ai due lati, così ci ripareranno ancora dal freddo. Quindi avremo chiuso dai lati, chiuso di sopra e chiuso ai piedi. Quindi l'unico punto di ingresso e uscita è qui. Mettendoli il fuoco, il calore vi viene dentro.
Naturalmente cercate di non andarci con scarpe bagnate, pieno di fango, perché poi ci dovete dormire. Dopo che abbiamo tirato da sotto, onde evitate che voi col piede andrete lì, che io sono sicuro, lo spingeremo fino a sotto nel terreno. Quindi è un picchetto a cui avete attaccato l'inizio del pelo. Ah, qua è libero, pensavo che era fissato pure là. No, no. Vietati. Vedete? Superano le quattro dita. Però, se me lo trovano in macchina nel cruscotto davanti alla leva del cambio, mi arrestano. Se lo trovano nello zaino messo nel cofano, e io spiego che mi serve perché io faccio sopravvivenza e quindi mi serve nel bosco, non mi fanno nulla. A secondo uno come si pone. No, no.